Vuoi un dolce poco dolce? Ci sono io. Bene, ciao questa... a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. 3 anni di canale, una frase non è riuscita ad impararla. Oggi siamo qua per proporvi una torta buonissima ma non dolcissima, una sorta di crostata di mele integrale fatta solo di frutta e naturalmente la pasta frolla integrale. La pasta frolla la trovate qui dove c'è la I col pallino, ma a quella ricetta togliete il cioccolato e sostituitelo con altrettanta farina, mentre il resto della torta lo trovate qui. Spostiamoci di là, andiamo a vedere come si fa. Ma quanto hai parlato? Ed eccoci pronti per preparare questa torta di mele vegana. Oggi dobbiamo fare una torta perché domani siamo a cena dei nostri amici e uno dei nostri amici è intollerante proprio al latte, quindi devo sperimentare. Clay, ma cosa fai? Clay, ma cosa stai facendo? Non lo vuole. Il tuo amico sarà intollerante, ma a me piacciono le mandorle. E allora togliamo Clay dalle mandorle perché è ora di dare gli ingredienti, va bene Enzo? Sì. E allora dicevamo, per questa frolla è intollerante alle proteine del latte. Benissimo. Quindi volevo fare comunque qualcosa di sano, goloso, da dopo pasto, ma che possa rimanere loro anche per la colazione dell'indomani, per la merenda. Ah, non ce la riportiamo? No amore. Peccato. No. Vediamo di fare una sorta di mix tra un apple pie e un crumble di mele. Ah, un pie crumble di mele. Un crumble pie di mele. O un apple crumble. Ma quello che vuoi. L'importante crumble. È che ci siano le mele. Per la frolla ci occorreranno 500 grammi di farina integrale, 130 grammi di zucchero di canna. 130 grammi di zucchero di canna. Poi 110 grammi di olio, ho misurato tutto in grammi. Poi, delle mandorle. Non delle, 120-150 grammi di mandorle, 240-250 grammi di latte, di acqua, così muore qua, di acqua. Con le mandorle e con l'acqua farò una sorta di latte di mandorla con polpa, perché lascerò latte dentro anche le mandorle. Brava. E quindi verrà parte della frolla stesso. E poi un bel cucchiaino di essenza di vaniglia. Quindi volendo, se gli amici volessero abbreviare questa parte, potrebbero utilizzare direttamente il latte di mandorla. Ma io 50 grammi di mandorle tritate li aggiungerei. Ah, ho capito. Ok, anche 80 grammi. Vabbè, cominciamo subito. Non fa lasciare i commenti là sotto. Faremo tutto nel mixer. Se volete la recensione del Kenwood, vi basta dirlo. Allora, come prima cosa mettiamo le mandorle. Mandorle che nel mio caso sono 150. Sì. I 240 grammi di acqua. Brava. Non essendo un frullatore, metterò anche l'essenza di vaniglia, un cucchiaio, e lo zucchero. In modo da dare un po' di massa e verso dentro tutti gli ingredienti come abbiamo fatto la volta scorsa. Che montagna! Sono tanti, quindi non ce la faremo. Sì, che ce la farà. E vediamo se ce la faremo. Vediamo. Allora, frulliamo per bene. A questo punto avrete questa massa di pasta frolla e la cosa bella di questa pasta frolla all'acqua con mandorle è che nell'impasto della pasta frolla rimangono anche le mandorle, alcune mandorle a pezzetti. Wow, non solo, rilascia gli oli essenziali. Esatto, quindi partecipa alla ricetta invece del burro. Infatti vedete, non si attacca alle dita, più o meno come la pazzesco. Pasta frolla tradizionale. Adesso sapete cosa faccio? Non la faccio riposare un'ora, ma do forma alla teglia e metto in frigo la teglia. A poco versiamo il contenuto. Se il vostro è appiccicoso, l'unica cosa che dovete fare è bagnarvi leggermente le mani e spianate la vostra pasta sul fondo della teglia. Quanto deve essere alta? Ma non più di 7-8 mm, non la fate troppo alta, sennò viene molto panazzo. Ungo il bordo della teglia con un po' di olio, ben bene, stendo bene la frolla e passo
ai margini. Fatto un bel bordo, per adesso lo mettiamo così com'è in frigorifero, poi lo livelleremo una volta rappreso ben bene e diventato bello freddo. Lo livelleremo e con quello che avanza faremo il crumble sopra il ripieno. Ok, in frigo per una decina di minuti, per una ventina di minuti. Il ripieno sarà dato solo da questi semplici ingredienti, delle mele, io uso queste gialle, non mi ricordo come si chiamano, renette? Non me lo ricordo, queste gialle che sono dolcissime, vediamo se c'è, ah no, le golden, giustamente, sono gialle. Allora, io userò queste mele che sono le golden e sono dolci come varietà, ne userò circa 6-7, voi ne vedete solo due perché là c'è il pro de Gabriele che già le sta sbucciando. Come procede, amico? Siamo in mezzo alla strada. Benissimo, quindi 6-7 mele, 2 cucchiai di cannella e un 4-5 cucchiai di zucchero di canna. Nella ciotola delle mele metterò, questa me la posso mangiare io? 2 cucchiai circa di cannella. Molta cannella, molta cannella. Non ci piace la cannella? No, non ci piace perché pizzica. Un 4-5 cucchiai di zucchero. 1, 2, 3 e 4. Basteranno. Aspetta. Lo sapevo che c'era la cannella fra questi ingredienti, lo sapevo. Livello la torta. Elimino l'eccesso di frolla che non butterò, ma mi servirà per fare la decorazione, la parte del crumble. Non ce n'è decorazione in questa torta. La parte del crumble. Lo sapevo. E adesso scaravoltiamo le nostre no, fermi tutti, mele in alto. Bucherelliamo il fondo, sennò ragazzi gonfia. E noi non vogliamo fare gonfiare la crostata, infatti, vero? Infatti deve prendere un po' d'aria. Pioggia di mele. Schiacciamo bene, quindi prendiamo la nostra frolla in eccesso e frantumiamola sopra le mele, i pezzettini di frolla, fino a creare appunto il crumble. Benissimo, fatta tutta la crambolata sopra la torta, mettiamola a cuocere in forno. Io lo metto sia ventilato che statico, nel senso che metto la griglia sotto più il ventilato e poi gli ultimi minuti accendo anche la griglia sopra per fare caramellare un po' il tutto. Aggiungo anche un pochino di zucchero di canna sopra per dare caramellatura e croccantezza al tutto, e qui arriviamo così al quinto cucchiaio di zucchero come vi avevo detto. E adesso forno a 190-200 gradi a seconda della potenza del vostro forno e noi ci vediamo dopo. Ed ecco il nostro crumble di mele bello e pronto, con il suo colore bello caramellato dato dalla farina integrale, dallo zucchero di canna. L'abbiamo fatto l'abbiamo fatto anche raffreddare così non ci scottiamo le bocche, ma soprattutto cerco di staccarlo perché non ho messo la carta forno e quindi lo zucchero avrà caramellato e si sarà incollato. Lo stacco dalla teglia. Forse si è fatto il ghiaccio. Vi ricordo che qua non c'è né burro né niente a tenere sull'impasto. È giusto. Upla. Lo estraiamo dal suo bello stampo. Che bella! Complimenti, speriamo ragazzi. È bella! Vi faccio vedere. E adesso metto un pochino di zucchero a velo. Wow! Sta cadendo. Se volete sapere e vedere come si fa la sagoma del cuore, mi raccomando, cliccate sul cuore e vi porterà il video di Arte per te. No, chi mi segue sa farla la sagoma del cuore. Ah, ok. Con la carta forno. Si può fare anche di canna, ma non ho né il tempo né la voglia, ragazzi, molto sinceramente. Anche di bicarbonato, se no così gli esplode la bocca. Va bene. Sì. Voilà! Wow, che bello! È la nostra torta. Come l'abbiamo chiamata? Crumble pie di mele. Crumble pie di mele. La nostra crumble pie di mele è pronta per essere servita con tanto gusto.
e tanto amore. Con tanto gusto, tanto amore e zero sensi di colpa. Bene. Questa fa solo bene. Poco zucchero, niente burro, niente uova, niente latte, niente. Eppure c'è una torta. Che magie che si possono fare in cucina. E allora provatela e diteci cosa ve ne pare. Noi, anzi io ieri, perché questa l'ho sfornata ieri sera, io ne ho fatti anche due piccoli nelle cocotte e devo dire che erano molto buoni. Sì, era buono, anche se caldo era buono. Quindi figuriamoci ora che è un giorno che è già pronta. E quindi basta, vi lasciamo le foto e noi ci vediamo presto, sempre qui su Due Cuori e una Cappa. Ciao! Bene, avete visto? Questa è una torta che ucciderà tutti i medici, perché sicuramente è piena di mele. Poi ce ne sono tante, quindi tanti medici non ci saranno più tra di noi. No, scherzi a parte, questa è una torta veramente simpatica, dai sapori rustici, veramente. Vi ricorda la nonna? Ti ricorda te la nonna? Strano non ti ricordi la nonna, perché di solito ti ricordo sempre qualche parente defunto. No? No. Bene, questa è la tipica torta che tu vedresti poggiato su un davanzale a raffreddare. È una di quelle torte in che campagna, veramente in una casa rustica. Brava, in una casa rustica col pergolato, così, l'uvetta fragolina, niente. Non c'è cose... l'uvetta. Ah, fuori dal sì, pergolato. Sì, 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 bene. Se vi posso dare un consiglio, ma lei non l'ha voluta, utilizzate, aggiungete l'uvetta, come si chiama? Sultanina. Brava. Non l'ho utilizzata perché non sapevo se piacesse alle persone a cui dovevamo portarla. In più, voglio dire, così è buona, ma ha un sapore molto discreto, molto fruttato. Se invece volete dare uno sprint in più di dolcezza, potete aggiungere ancora 40 g di zucchero nell'impasto della pasta frolla e altri 3 cucchiai, anche 4, di zucchero nelle mele. Certo, perde la sua caratteristica di essere poco dolce e gradevole lo stesso, però diventa una torta golosa a tutti gli effetti. Del resto non ci sono creme, non ci sono burri, non ci sono schifezze, quindi potete farla anche un pochettino più dolce. Sappiatelo, non è una torta dolce, diciamo così, ma è una torta buonissima. Con cosa l'accompagneresti? Beh, sicuramente l'accompagnerei, questa è buona per la prima colazione, e poi l'accompagnerei con un buon, veramente, liquore dolce. Ah, io pensavo a un tè molto fruttato. No, quale tè? Che devi fare con io il tè? Io con lasciati... un buon tè, magari un tè al latte, ci sta benissimo. Bene ragazzi, spero che questa ricetta vi piaccia e che accontenti i gusti anche di coloro che non sono troppo ghiotti delle cose dolcissime e stucchevoli. È una torta vegana? Totalmente vegana? È una torta vegana. Totalmente vegana, quindi per i nostri amici vegani, per i nostri amici di qualsiasi nazionalità. Ma che c'entra? No? Ok, lui scherza ovviamente, io pure. Bene ragazzi, noi ci rivediamo sempre qua. Mi raccomando, al prossimo video. Sulle vostre tavole. Ciao.